Questa settimana in Consiglio regionale abbiamo presentato una mozione che andava nella direzione della promozione della gratuità del servizio del trasporto pubblico locale per le classi meno abbienti. Noi ci eravamo concentrati sui disoccupati. In una situazione del paese come quella che stiamo vivendo, dove sempre più persone sono nello stato di precarietà e devono passare da un giorno all'altro, da un colloquio all'altro, da un mese all'altro. Avevamo proposto un'iniziativa che doveva coinvolgere la giunta regionale per far sì che in sede di Stato Conferenza Regioni si favorisse un aumento del fondo per il trasporto di 50 milioni di euro a livello nazionale per poter andare incontro alle difficoltà dei cittadini italiani, ma toscani nello specifico. Ecco, non hanno nemmeno voluto ascoltare le nostre ragioni, hanno bocciato questa mozione che secondo noi andava in un senso positivo di sviluppo sia del trasporto pubblico locale, sia verso il disincentivare l'uso delle auto e sia per aiutare chi è in difficoltà lavorativa. E oggi ce ne sono veramente molte persone.